Il sillogismo di Socrate è stato costruito proprio intorno a questo sapere. Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è uomo, dunque Socrate è mortale, dunque Socrate deve morire. E questo, anche se Socrate non inventava il sillogismo, lo sapevamo lo stesso. Sapere ed esperienza sono tutt'uno di fronte alla morte. La morte è quel sapere che ci dice che non la possiamo se non sperimentare, quando la sperimenteremo. Ma quando la sperimenteremo ci sfuggirà, perché non sperimenteremo un bel niente. E tuttavia, ecco il punto, anche se non sperimenteremo un bel niente perché saremo morti, di una esperienza si tratta. Forse l'esperienza più importante che possiamo fare. Di qualche cosa quantomeno si tratta, qualche cosa che non è nulla. Quid est mors? Chiede Curi. E potremmo aggiungere, la risposta è appunto già stata data dai latini, è comunque aliquid, sunt aliquid manes. Ricordate, i morti, gli antenati, coloro che sono passati attraverso la morte, non sono nulla, sono qualcosa che ci interroga come nient'altro. Allora cerchiamo di coglierla, questa ambiguità, questa ambivalenza di un'esperienza che non è un'esperienza eppure lo è. Che cosa invita a fare Curi per cogliere questo dei nos, questa doppiezza che inquieta, questo tremendo, che è tremendo proprio perché dice una cosa e contemporaneamente quella che la contraddice. Ci invita a cercare, con un passo che mi è caro perché questo mi riconosco totalmente, a fare in quanto filosofi una escursione in dimensioni che non sono propriamente filosofiche, ma che sono le sole che ci rivelano, che ci possono dire qualcosa, che ci possono dare delle informazioni su ciò che non troveremo altrove. Un'escursione nel campo della grande letteratura, della grande poesia, del mito, della religione, perché è lì che la morte ci parla, è lì che la morte ha trovato una sua voce. La morte, come dicevo prima, non è un universale astratto, non può essere dedotta, o là dove lo è, come nel sillogismo di Socrate, non è la morte a essere dedotta, perché invece la morte è presupposta, semmai è dedotta e dimostrato il carattere sperimentale della mia morte, che è sempre soltanto la mia morte, la morte di Socrate. Socrate è mortale, questo dice il sillogismo. E allora, se si tratta di un'esperienza che non può essere dedotta, non è cosa della filosofia, non è la filosofia che ci possa dire davvero qualcosa sulla morte. La filosofia può far luce su ciò che un altrove, il mito, la religione, la grande letteratura, hanno saputo trasmetterci, darci, offrirci alla riflessione. Da Euripide, ma anche Tucidide, seppure non citato in questo libro, penso alla peste di Atene, che è una delle più potenti, più tremende raffigurazioni della morte, e infatti quel testo diventerà un testo di iconico, adesso rimanderà un'intera letteratura successiva, da Lucrezio, il nostro Boccaccio, su, persino Manzoni tornerà a Tucidide, interrogandosi su questo destino di morte che incombe, che è qualcosa, sunt aliquid manes. Ecco, dicevo appunto, da Euripide, dal Cesti, su fino ai grandi scrittori dei nostri contemporanei, come Rilke, come Kafka,
quale Rilke, come sapete, ha dedicato solo all'Alcesti, ma anche quella sorta di alter ego di Alcesti che Euridice, due tra le sue liriche, Umberto le definisce giustamente tra le cose più alte di tutta la letteratura universale. L'Alcesti, il poemetto Alcesti e il poemetto Orfeo di Rilke. È lì che va a cercare Kafka, il cacciatore granuco, questi racconti misteriosi che ci parlano di una morte che non è morte eppure era morte. È morta e lui dice o è viva. È morto il cacciatore Gracco o è vivo? E che dire di Alcesti, che si offre alle potenze della morte che hanno destinato suo marito, che dovrà sposare in quel giorno, e che offrendosi in sostituzione conosce le sue nozze nella morte e come nozze di morte. È viva o non lo è più? Ne fa esperienza o non ne fa esperienza? Il cacciatore Gracco che non può morire, non può morire perché era ormai sulla barca che lo stava conducendo al di là del regno dei vivi, nel regno dei morti, ma una disattenzione, un colpo di timone maldestro fa sì che la barca devii, non si sa bene dove, nella regione in cui non si vive e non si muore. E allora, che cosa ci dice costui? Tutte queste figure ritornano al punto iniziale, al fatto che la morte è un'esperienza che non è un'esperienza e tuttavia è l'esperienza più importante che si possa fare. Le domande sono: com'è che quante volte ce la siamo fatta, quante volte prima di noi qualcuno si è fatto questa domanda, ma com'è che quello sciagurato di Orfeo si volta? Avevano detto che bastava avere un po' di pazienza ed Euridice gli sarebbe stata restituita, e gli dèi avevano tenuto fede alla loro parola, alla loro promessa. Questo stava avvenendo e lui, sto cretino, si volta. Ma è impazzito, è una forma di insania, è fuori di testa, bastava così poco. Com'è possibile che Alcesti offra la propria vita perché viva colui che nel momento in cui si ritrova a vivere senza di lei vivrà peggio che morto? Perché si comporta, se vogliamo, anche lei in modo tanto generoso, ammirevole, amoroso, ma dissennato? Perché il cacciatore Gracco soffre in questo suo stato di non morte, non vita, infinitamente di più che nella vita e nella morte? Non sarà che la morte è qualcosa di molto importante, è un aliquid che ci appartiene? Non sarà che la morte non è l'aldilà, come abbiamo continuato a pensare, non è affatto l'aldilà della vita, sia questo aldilà il nulla o sia questo aldilà un aldilà di trionfante paradiso o di catastrofico inferno, ma pur sempre un aldilà. Non sarà che la morte è la cosa più preziosa della vita, interna alla vita? Non sarà che la morte è un fenomeno della vita, quello il solo che permette alla vita di allargare il suo orizzonte e di rivelarlo a se stessa, questo stesso orizzonte? Orfeo si volta a guardare Euridice perché non poteva non farlo, perché aveva oscuramente o anche fin troppo chiaramente avvertito
che Euridice, che era viva, gli stava tornando lui, tuttavia aveva compiuto quel gesto di quel più vasto respiro, quel gesto di allargamento del proprio orizzonte, in forza del quale la morte, da cosa estranea, da alterità assoluta, era entrata a far parte del suo stesso orizzonte. E non c'è niente che la colmi, che la renda, come dire, pacificata con se stessa, che la renda in un certo senso felice, come il fatto di avere introiettato, di avere accolto la propria morte. Orfeo avverte questo in Euridice e si volta come a dire: tu hai fatto la cosa vera, la cosa buona, la cosa giusta, hai accolto la morte in te stesso. E la tua vita adesso non è più quello che era, spaventata dalla morte, angosciata dalla morte, ma è quella che è capace di accoglierla, al punto che stai andandotene negli inferi, che stai lasciandomi, ma con gioia, o quantomeno con la pace del cuore. Ma non è quello che dice Alcesti. Alcesti è serena. Alcesti non ha nessun rimpianto. È il giorno delle nozze quello di Alcesti, quello in cui Alcesti decide di dare la sua vita per il marito, per Admeto. E tuttavia lo fa. Sa che non servirà a nulla rispetto a lui, che precipiterà lui in una serpa di rimpianto, di senso di colpa, di orrore per quello che ha fatto, accettare il sacrificio della non amata. E tuttavia lo fa. La pienezza, dice Rilke, con cui Alcesti compie questo gesto. E il cacciatore Granco altro non è che la versione negativa di tutto ciò. È uno a cui tutto ciò non viene concesso per un qualche misterioso di sé, ma è questo che gli accade: non poter includere la morte nella vita, non poter accogliere la morte, non poter dire sì alla morte. Ecco, vedete, se le cose stanno così, se il segreto se l'imparare a vivere, scusate, imparare a morire è questo, è imparare ad accogliere la morte nella propria vita e non a rimuoverla, a rigettarla come altro dalla vita. Se il segreto è questo, allora dovremmo dire che imparare a morire altro non è che imparare a vivere. Ma si può tranquillamente capovolgere questa frase, ecco, ambiguità nell'ambiguità. Imparare a vivere altro non è che imparare a morire. Questo è il segreto. Ma dentro il segreto c'è qualche cosa di ancora più profondo. C'è qualche cosa di ancora a cui Umberto Curi soltanto accenna, e non si può non accennare per quei balenì, per quei lampi che la filosofia può certamente interpretare, ma non può tradurre interamente nel suo linguaggio. Ed è che la morte è davvero la cosa più preziosa. Davvero è la cosa più intima e più nostra. E perché questo? Perché è la sola che ci rende amabili. È la sola che ci rende degni di amore. Noi, mortali, non saremmo né capaci di amare né oggetto di amore se non fossimo quello che siamo, mortali. Ci ama, non ci ama, anche se sembra che le cose stiano così, per le nostre doti, per la nostra presunta bellezza, per questo o per quello. Assolutamente no. Ci possono essere pretesti,
queste cose. Innamorato dell'innamorata, trova tutte le meraviglie possibili e immaginabili, tutto l'incanto del paradiso, ma non è questo che lo spinge ad amare. Lo spinge ad amare il fatto che l'innamorata è destinata a morire, è mortale, è fragile, è delicata, ha bisogno di lui. Gli dèi non sono amabili, gli dèi sono tutto, sono invidiabili, sono, ne fanno di cotte e di crude, provano tutte le passioni che proviamo noi, ma non sono oggetto d'amore. Conoscono Eros, certamente, ma non sono. Nessuno li ama. L'unico Dio che ha osato dire io sono amore, che si è proposto come amabile, è il Dio che si è incarnato, che si è fatto uomo al punto da prendere la carnalità, il corpo su di sé e morire. Cristo è un Dio che può essere oggetto d'amore, ma solo per questa ragione, solo perché muore. E allora non è dire che nel segreto, c'è un altro segreto, nel segreto della morte, per cui la morte non è al di là della vita, ma è la vita, è il senso della vita, è la cosa più preziosa della vita. C'è precisamente questo, il fatto che la morte è una condizione perché ciascuno di noi possa essere amato. Ditemi se è poco. Non è quello di Guri, un manuale che vi dà una risposta definitiva, però fa luce su quello che resta il mistero più buio e anche più angoscioso, se vogliamo, che ci riguarda. Fa luce. Grazie.